Buonasera Peter Gomez, buonasera Paola Taverna, Movimento 5 Stelle, Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, il vecchio che avanza, l'ultimo suo libro con chiare lettere, tra poco ne parliamo, tra pochissimo, perché la questione rimborsi e bonifici è insomma ancora in sviluppo e quindi vogliamo sentire che cosa ne pensa Paola Taverna, che cosa ne pensa Peter Gomez, tra pochissimo. Fin da quel grande assegno sfoggiato davanti a Montecitorio a luglio del 2013, i 5 Stelle hanno fatto della restituzione dello stipendio un loro vanto. Hanno creato anche un sito che si chiama www.tirendiconto.it. Paola Taverna, Movimento 5 Stelle, benvenuta, bentrovata a Piazza Vita, Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, il vecchio che avanza con chiare lettere il suo ultimo libro, consigli sulle elezioni, quindi va comprato prima di votare, subito per il 4 marzo. Allora, Taverna, la questione diciamo dei bonifici, dei rimborsi necessita ancora di qualche chiarimento. Oggi le Iene hanno pubblicato, Filippo Roma delle Iene, un aggiornamento dell'inchiesta in cui viene fuori che i nomi di quelli che hanno diciamo, fatto dei falsi bonifici, ma che in realtà non sono mai arrivati al Ministero dell'Economia, sarebbero 14, secondo quello che dice le Iene, per 1.600.000 euro non versati e con un altro meccanismo diciamo, che definiscono ingegnoso per fregare diciamo, il sistema di controllo che poi verrà rivelato successivamente. Questa è la situazione. Comincerei mostrando con Salvatore Gulisano un po' qual è la situazione e poi le darò subito la parola. Gulisano. Fin da quel grande assegno sfoggiato davanti a Montecitorio a luglio del 2013, i 5 Stelle hanno fatto della restituzione dello stipendio un loro vanto. Hanno creato anche un sito che si chiama www.tirendiconto.it in cui ogni cittadino può entrare e vedere quanto spende ogni singolo parlamentare e quanto di mese in mese viene restituito alla collettività. Cerchiamo di capire intanto come funziona lo stipendio del parlamentare. Prendiamone uno di quelli più in vista, Mario Michele Giarrusso. Lui pubblica il suo stipendio, un totale lordo di 10.385 euro, netto 5.300, ne trattiene 3.500 euro e poi ne restituisce come indennità 1.800 euro. Oltre all'indennità, ogni mese Giarrusso, come ogni parlamentare, riceve un secondo bonifico per competenze accessorie, oltre 9.000 euro, completamente esentasse. Secondo le regole dei 5 Stelle, tolte le spese, dovrebbe restituire quello che avanza, che però è quasi sempre zero. Questo qua è lo stipendio e noi abbiamo l'impegno a restituire una quota fissa. La metà dell'ordo, 9.300 euro invece se li tiene tutti questi. Io non mi tengo niente e stia attento a quello che dice. Se lei vuole una querela, questa è la strada buona. Ho capito che lei ha dire che della mi tengo pace, i soldi, però... No, io ci tengo al mio buon nome perché io soldi non me ne tengo. Lei spende circa 900 euro di vitto, no? 420 di alimentari, questo sarà il supermercato? Sì. E no, poi il supermercato uno si fa, e si fa rimborsare con i soldi dei rimborsi. Io mangio a Roma, scusi. Sono le spese per. No, la spesa i cittadini se la pagano da soli, mica con rimborso da senatore. Sono previste. E 2.028 euro di alloggio a Roma. Un appartamento che può ospitare me, mia moglie e i miei figli a Roma, ammobiliato. In appartamento ammobiliato nei pressi del Senato costa tanto. Però per esempio 600 euro di rimborsi chilometrici e 400 di carburante, o uno si deve dare i rimborsi chilometrici o mette il carburante. Tutte questa e due le voci. Questa è un'altra questione. Ecco, noi abbiamo. Non devo giustificare niente. Non essendoci il dettaglio di fatture e ricevute, bisogna fidarci delle spese dichiarate voce per voce. Ma bisogna dare atto a Giarrusso di aver restituito senza averne l'obbligo e insieme ai suoi colleghi ha contribuito a un fondo per sostenere le piccole e medie imprese con 25 milioni di euro. È proprio questa la cifra importante, perché questa cifra è diversa rispetto a quella che è arrivata nel frattempo al Ministero dell'Economia. Mancherebbero circa 1.500.000 euro. Dove sono finiti questi soldi? La risposta sta nei bonifici versati dai parlamentari del Movimento. Carlo Martelli, uno dei promotori della famosa commissione d'inchiesta sulle banche, pubblica la foto in bella vista sul sito per la trasparenza e poi però i soldi se li riprende indietro. Andrea Cecconi,
ex capogruppo alla Camera dei Deputati. Questo è uno dei bonifici incriminati. Secondo l'ultimo aggiornamento, sono 8 i parlamentari che avrebbero fatto finta di donare. Non hanno restituito, scrivono appena ai vertici 5 Stelle, stilando la classifica dei traditori. Noi dobbiamo essere orgogliosi di due cose, di un movimento che mantiene le promesse e di un movimento che mette fuori chi non mantiene le promesse. Per noi le regole sono sacre e chi non le rispetta si autoesclude dal movimento. Il problema ora è che 6 su 8 restano candidati alle prossime elezioni. E allora i vertici del movimento hanno fatto firmare ad alcuni di loro questo documento di rinuncia alla candidatura. Ma è un atto tra privati, perché da un lato c'è un candidato, quindi un soggetto privato, e dall'altra parte c'è un partito, e i partiti sono soggetti privati, quindi non ha un valore pubblicistico, non ha un valore vincolante, diciamo, nei rapporti istituzionali. I furbetti del bonifico si vanno a sommare ad altri candidati fantasma, in lista ma rinnegati dal movimento. Il capostipite è Emanuele Dessì. Lei vive in una casa del comune, giusto? Sì. Paga 7,75 euro al mese? Sì. E beh, con lo stipendio che prenderà da senatore, andrà in affitto. È stato proprio lui a firmare il primo documento di rinuncia davanti al notaio. Con un notaio a casa, con un assistente del movimento, io l'ho firmato. Il mio avvocato mi ha detto: guarda, mi sono informato, non ha valore legale. Era un modo di liberarmi di tutto questo casino. Il Senato ci proclamerà a tutti, a me e a tutti quegli altri, anche gli impresentabili di tutti i partiti, tra virgolette, no? Mi ci metto in mezzo, anche se non mi sento un presentabile. Dopodiché io dovrò presentare le dimissioni da senatore. Occorre un voto da parte del Senato o della Camera, a seconda di dove sei stato eletto. Un voto a maggioranza, peraltro, e questo voto non è scontato. Quel voto lì diventa un voto politico e quindi per dispetto, per convenienza, può benissimo accadere che nonostante le dimissioni dell'eletto, l'eletto rimanga, come dire, suo malgrado deputato o senatore. Però comunque se il Senato decide di non accettare la tua rinuncia, tu rimani senatore. Lo so, ma questo no, veramente, che devo fare? Cioè... Però guarda che comunque alla fine se si è in più di 10 al Senato si può formare un nuovo gruppo, il gruppo misto degli impresentabili ex Movimento 5 Stelle. La legge elettorale vigente prevede espressamente la possibilità di rinunciare alla candidatura, deve essere però presentata presso la Corte d'Appello o il Tribunale, cioè non da un notaio. Quindi la rinuncia è possibile ma in una forma diversa da quella che sta mettendo in atto oggi il Movimento 5 Stelle? Eh sì, bisogna presentarla con le stesse modalità con cui si presenta la candidatura. Allora, io intanto comincerei da questo punto che per me è stata una notizia, cioè il professor Ainis dice: guardate che c'è un modo di far rinunciare alla candidatura, quindi non fargli dimettere dopo, ma far rinunciare proprio a presentarsi alle elezioni, andare nella stessa corte d'appello dove sono state presentate le candidature. Lo sapevate voi e avete pensato di portare i reprobi, prima di depositare i reprobi, diciamo così, quelli che hanno prima che venissero accettate le liste, si poteva fare, l'abbiamo anche presentato e la... cioè ora non si può più fare? L'hanno quindi, respinta, quindi dobbiamo... si sbaglia il professore su questo? Io so che noi abbiamo presentato la corte d'appello e che c'è stata respinta perché erano già state presentate le liste, quindi ormai loro si presentano comunque alle elezioni senza il vostro simbolo. Senza il nostro simbolo posso far notare che tutto questo vulnus nasce dal fatto che nella legge elettorale non c'è la possibilità di esprimere le preferenze, perché noi abbiamo fatto tutti i controlli possibili e immaginabili, ma tutto questo sarebbe stato superabile se nel momento che il movimento scopre che ci sono delle persone che a nostro avviso non dovevano partecipare perché erano mancanti di rispetto per quello che avevano promesso agli elettori, ci fossero state le preferenze, i cittadini avevano un movimento che denunciava uno strumento e che sconsigliava per poter quindi reagire. Siamo di nuovo in presenza dei listini bloccati anche per gli altri impresentabili, sicuramente creati per loro, non per noi. Una cosa che diciamo si dice, che dicono, è insomma la pretesa superiorità morale dei 5 Stelle in qualche modo si è schiantata contro la natura degli umani, no? No, lei condivide guardi, questa... Cioè,
la nostra pretesa, cioè anzi le loro menzogne si schiantano contro, questo glielo lascio perché così a futura memoria sono tutti i miei versamenti dei bonifici fatti e richiesti in banca. Quanto lei quanto lei guarda, quanto è scritto qui, sono 194.000 euro. Dietro, sì. Non l'avevo sì, visto. Beh, mi sembra il minimo. 195.000 euro. 195.000 euro. Allora, a cui lei ha rinunciato? Ho rinunciato spontaneamente, erano soldi miei, ho donato alle piccole e medie imprese facendo quello che noi, Luigi oggi ha proposto, il primo punto di convergenza con gli altri partiti politici. Cominciamo a convergere su qualcosa che noi abbiamo dimostrato essere fattibilissimo, ossia i tagli ai costi della politica. Perché però fuori da tutto, fuori da queste tre giornate di gran parlare su chi comunque non ha rispettato delle regole interne al Movimento 5 Stelle, questo chiariamolo, noi stiamo parlando di soldi privati. Nessuno di noi ha mai messo la mano su un soldo giustamente pubblico. Una campagna politica distintiva, no? La rivendichiamo perché 23 milioni di euro, che sono quelli che il movimento ha donato, sono il primo passo per dimostrare che si possono fare i tagli ai costi della politica se si vogliono, si può fare politica senza soldi, e se questo esempio fosse ripreso da tutti gli altri partiti, oggi parleremmo non di 23 milioni di risparmi, parleremmo di 230 milioni di risparmi. Allora, prima di sentirmi fare degli appunti sulla questione morale rivolta al Movimento 5 Stelle, perché quattro persone mancanti del rispetto di una promessa sono state da parte del Movimento messe fuori. Alle Iene parlano di 14 persone, le risulta? No, io al momento ho quelli che ha dichiarato Luigi, che sono 8 persone. A Peter Gomez risultano 14 persone? Dai calcoli che di tre non so come siano arrivate le Iene, in realtà sono 8 che sono già stati espulsi e 2 che sono sub iudice, nel senso che una è Barbara Lezzi per 3.500 euro e dice che ha spiegato, però ci sarà il collegio dei prohibiti che dovrà capire cosa, e poi l'altra è Giulia Sarti che ha presentato oggi una denuncia contro l'ex compagno, eccetera. Poi c'era le Iene, indicavano una terza persona che in realtà è il quello dei loro che è risultato aver restituito più di tutti 300 e passa mila. Però la domanda che io avrei è questa: io ho scritto un libro per dire occhio, guardate che questa volta non abbiamo le preferenze, non abbiamo niente, però almeno ci sono dei nomi delle schede. Cari elettori, guardateli, voi votate Forza Italia, votate quello che volete, ma se proprio trovate dentro qualcuno che vi fa schifo perché c'è dei processi o perché ha detto delle cose terribili, guardate che potete punire il vostro partito, magari votando un altro partito che ha dei nomi migliori. Ecco, lei è un elettore dei 5 Stelle che ha la sfortuna di trovarsi capolista nel suo collegio, uno di questi traditori dei vostri principi. Cosa direbbe, come lo convincerebbe in quel collegio a votare per voi e a non punirlo come a non punire questo signore che sennò rischia di entrare. Siamo ancora l'unica garanzia che in presenza, a parte che rimaniamo con una promessa che per noi fa fede, che è quella di rinunciare al seggio. Quindi poi saranno loro a dover affrontare gli italiani con un'onta che il Movimento 5 Stelle non ha mai nascosto, che quando è venuto a conoscenza ha agito e ha espulso queste persone. Allora io credo che siamo ancora l'unico movimento che può garantire agli italiani, fuori da questo episodio increscioso, ma che non intacca minimamente quelli che sono le basi fondanti del movimento, che noi quello che diciamo facciamo. Però aspetti, no, la domanda è molto precisa. Io mi trovo per esempio Buccarella, per dire uno, nel mio collegio. Io sono convinto di votare 5 Stelle, però c'ho Buccarella. Lei dice votate lo stesso Buccarella perché poi lui comunque rinuncerà al seggio e subentrerà il secondo. Dite questo voi. E se Buccarella non si dimette, non dovesse farlo, hanno comunque la garanzia che almeno il Movimento 5 Stelle toglie il simbolo e non gli permette di continuare a fare politica con noi. Io però continuiamo a parlare di noi e dei nostri esponenti che sono stati mancanti di una promessa fatta agli elettori che per noi è sacra, e non parliamo di tutta una lista di impresentabili veri che sono condannati e imputati per fatti gravi che riguardano i soldi pubblici. Allora io accetto tutte le critiche per quello che riguarda il movimento, per il nostro procedimento interno, però parliamo di persone che non hanno fatto una donazione con dei soldi privati. Posso dire una cosa? Diciamo,
La regola della casa è molto semplice. Ora c'è lei qui e quindi parliamo di questa questione. Quando c'era la Meloni abbiamo parlato delle questioni della Meloni, quando c'è stato Renzi abbiamo parlato delle questioni lei di Renzi. Lei ha fatto il confronto di chi devono votare noi o loro. No, d'accordo. E allora se lei mi fa un confronto io le parlo di noi e le parlo di loro. Io chiedo alla regia, posso andare avanti qualche minuto prima di dare la pubblicità? Perché c'è un punto che secondo me è molto... Allora facciamo così, io, poi dopo ci abbiamo un po' di tempo, darei subito la pubblicità, però Buccarella oggi ha parlato, uno di quelli che ha diciamo, fatto dei finti bonifici diciamo, per credo circa 200.000 euro o qualcosa del genere, ha detto una cosa che è molto 137. Importante che riguarda diciamo, gli emolumenti dei parlamentari, ne parliamo tra pochissimo perché questo va a incrociare una vostra proposta che avete fatto alle altre parti politiche di dimezzare lo stipendio dei parlamentari. Ne parliamo tra pochissimo, pubblicità. Sta succedendo di tutto contro di noi in questo periodo e quello che io posso dirvi, quello che posso dirvi è che i prossimi 20 giorni valgono i prossimi 10 anni. Noi ci siamo. Quando sentite una persona dire tanto sono tutti uguali, state molto attenti. Eccoci qua, rimborsopoli hanno chiamata, i bonifici fantasma, Paola Taverna dei 5 Stelle e Peter Gomez qui con me. Intanto voglio dire che abbiamo risentito il professor Ainis, che è un giurista molto informato e molto serio, e sulla questione della Corte d'Appello, no? Vi do una notizia che almeno insiste su questo Ainis, ha detto non so come voi come vi siate mossi con la Corte d'Appello, ma secondo il professor Ainis... Se si portano fisicamente i candidati in corte d'appello e gli si fa firmare la rinuncia, vale. No, ve lo dico perché magari se ci sente anche Luigi Di Maio... Domani li porta. Domani li porta, la corte d'appello a firmare la rinuncia... Sarà ben felice di farlo. Ci sarà, no, lo diciamo, è qui a Piazza Pulita, il professor Ainis conferma, abbiamo parlato con lui nel break pubblicitario, conferma questa cosa e non è l'ultimo arrivato, diciamo, su questo tema. No, non è sostenuto questo, ho detto che avevamo presentato i documenti e che la corte ce l'ha ripresati, se dobbiamo portare fisicamente... Bisogna portare fisicamente loro. Ci adopereremo. In bocca al lupo per cercarli, diciamo, a questo punto, se li trovate, perché quello... sarà... Che sono partiti, uno era partito per Casablanca, poi pare che invece della Valle. Ma lui non era ricandidato. Pensi che sia a Roma. Pensi che Bezzegno, si vergognano. No, però le, poi persone le persone che agiscono in maniera scorretta nel Movimento 5 Stelle si vergognano. Sì, anche perché credo che se li prendono i militanti li coccano. Li vengono premiati, messi nelle liste. Però attenzione, attenzione. C'è un ragionamento che fa l'onorevole Buccarella, che si ricandida di Lecce, che dice... Mi sono reso conto che quella regola riguardante i nostri compensi non si dimostrava adeguata alle esigenze di chi appartiene a una categoria professionale come la mia, che a fronte di costi e responsabilità che permangono nel corso del mandato parlamentare, non consente una sospensione dell'attività per un così lungo periodo senza conseguenze. Va bene, lei dirà è una scusa per coprire la marachella che ha fatto, però solleva Buccarella un tema, che è quello quanto pagare un parlamentare, no? Di quanto ha bisogno una persona per lasciare magari una professione in cui è competente e di successo per prestarsi alla politica. Voi questa indennità la volete e avete proposto di dimezzarla, quindi di diminuirla nettamente. Non è che così si rischia che alla fine veramente si candidano quelli senza arte né parte e quelli che veramente vengono dalle professioni e sanno le cose, hanno competenza, non sono abbastanza invogliati a lasciare una professione perché dovrebbero rinunciare a troppi soldi? Ma il senatore Buccarella sapeva esattamente quali erano le regole del Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui l'accettate, noi ci aspettiamo che le rispettasse. Dopodiché, se si è accorto che non era possibile, perché non ha aperto un dibattito interno al movimento portando queste sue istanze, piuttosto che decidere autonomamente di fingere di continuare a fare dei versamenti e poi trattenerli per sé. Quindi per me queste sono delle scusanti che mi lasciano ancora più... Abbiamo i parlamentari più pagati d'Europa. Ecco, il presidente della Federal Reserve guadagna $180.000 l'anno, cioè guadagna al cambio 160... più o meno come un parlamentare italiano. Cerchiamo di essere seri. Cioè io come direttore del Fatto Quotidiano.it mi porto a casa 6.000 euro netti al mese e vivo piuttosto bene. Certo, piacerebbe averne 12.000, però quindi... Però... Allora, non raccolgo... Cioè Buccarella e tutti gli altri
che però, siano un però po' te, però ti voglio dire una cosa, su questo voglio dire la mia. Diciamo, sono abbondantemente pagati i parlamentari, però il tema del dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, secondo me è un falso tema. Questa è la mia opinione, nel senso che oggi il tema non è pagarli di meno perché abbiamo visto quello che sono, ma cercare di avere dei parlamentari di migliore qualità e che producano davvero, cioè che siano presenti, c'è un tasso di assenteismo mostruoso nel nostro paese, farli produrre di più, selezionarli meglio, prenderli al meglio possibile, scegliere al meglio possibile, piuttosto che discutere di decurtargli lo stipendio. Io gli pago volentieri i 12.000 euro al mese a un parlamentare, purché sia un parlamentare che sappia quello che fa e che vada in Parlamento a lavorare. Secondo me questo è un tema fondamentale. Cioè non andiamo a ribassare, ma obblighiamoli a lavorare e scegliamoli bene. Scusate, perché altrimenti rischiamo di avere un sacco di gente senza arte né parte, eppure di acchiappare un lavoro va in Parlamento. Hai ragione, però è quello che sta succedendo adesso, perché il Parlamento è pieno di gente senza arte né parte che è stata nominata dai partiti. Non è abbassandogli lo stipendio che miglioriamo la situazione. Ah no, questo è il tema. Abbassare lo stipendio significa solo di dare un segnale. Cioè mi sembra un rimedio un po' populista. No, allora la parola, io non so se è giusto il 50%. 13.000 euro. Si tratta di dare un segnale ai cittadini. Oggi gli stipendi. Signori, in questo paese i lavoratori in media guadagnano tutti meno. Certo. È insopportabile che se uno possa portarsi a casa 14.000 euro al mese, spesso facendo che cosa? Secondo me è insopportabile che se le porta a casa senza fare nulla o senza presentarsi o mantenendo la doppia professione. No, facendo, in questo senso sì, ma se facesse il suo lavoro per me può anche guadagnarsene quei soldi. Facendo di più, tu sai che loro hanno 3.600 euro al mese per i portaborse. Sì. Ci sono decine e decine di casi di parlamentari di tutti i partiti. Facciamoli rendicontare bene. Di tutti i partiti che ce li hanno che fanno nero. Contratti co-co-co oppure al nero, al nero a 1.200 euro al mese. Peter, hai ragione, ma infatti lavoriamo su queste strutture piuttosto che dire no, dimezziamo, punto e basta. Lavoriamo su questo. Trasparenza, documentazione di tutte eleggiamoli, le spese, magari scegliamoli. Eleggiamoli, scegliamoli e vediamo che vadano in Parlamento. Allora ti seguo. Allora va bene che si guadagnino questi 12.000, quanti sono 13.000? Abbiamo parlato. Allora noi ci imponiamo di dimezzarci lo stipendio, che è 10.000 euro lordi, noi chiediamo di portarlo e ne prendiamo noi, invece che i 5.000 netti, ne prendiamo intorno ai 3.200. Dopodiché quello che chiediamo è che i rimborsi, quelli veri, quelli che dà lo Stato ad ogni parlamentare per effettuare la sua attività, vengano rendicontati per l'attività politica e laddove tu non li utilizzi per quello, li devi ritornare indietro, anche perché questi 9.000 euro di rimborsi, scusi, su questo però quello che ci ha dimostrato Bolisano non è proprio il massimo della trasparenza, perché anche voi non mettete gli scontrini, fate un'autodichiarazione. I propri viri chiedessero un accertamento, noi abbiamo tutta la documentazione da poter produrre. Voi dichiarate così. Continuate a fare le pulce ai nostri scontrini e non guardate che questi si tengono 9.000 euro tutti interi senza dire che uso ne fanno, lo fanno da 20 anni e lo scandalo siamo noi che rendicontiamo, che li restituiamo, però... che veniamo fatti neri e santi Dio, me sembra questo populismo, questo è populismo, continuare a giustificare una ruberia che fanno da 20 anni a fronte di una forza politica che in 5 anni ha dimostrato che si è tolta 23 milioni di euro, 23 milioni di euro non sono bruscolini, a me i miei 195.000 euro facevano comodo. Però mi scusi, è dottor Formigli. No, ma io mi baso su quello che abbiamo allora, detto. Però sono 3 giorni che ci fate le pulci e a questi sono 20 anni gli avete permesso tutto e non avete guardato neanche dove si sta per filata. Gli ha permesso tutto, lo dice a qualcun altro. Non è vero, non è vero. Quindi per cortesia. Ma se la prende sul personale perché... Ma ha detto le ha permesso tutto. No, ho detto gli avete permesso tutto ed è una generalizzazione. No, su io come è stata trattata la parli politica. Con qualcun altro. No, detto questo. Se la prende sul personale mi dispiace, ma ha non detto era. Voi, mi scusi, parlo ma in italiano. Era, ma lei fa parte di una classe giornalisti che mi sembra che fanno il mio le mestiere a noi piuttosto che ad altri. Poi ognuno avrà la sua storia, quindi lasciamo perdere. Va bene. Generalizziamo. Va bene. Mi limitavo a dire che questo sistema delle rendicontazioni delle spese non funziona così. Perché una parte non deve essere minimamente rendicontata e anche voi alla fine in qualche maniera avete rinunciato a rendicontarla scontrino per scontrino. Mi limitavo a dire questo, non a negare che avete restituito i soldi li avete restituiti perché ci sono 23 milioni e mezzo che sono stati restituiti, questo l'abbiamo documentato, ma il sistema così non funziona evidentemente. Allora, direi di fare vedere, mi fate vedere un attimo, Bertazzoni è andato da Di Maio e Grillo,
La questione parte dai rimborsi, ma va da un'altra parte su cui poi voglio sentire la Taverna. Vediamo, Bertazzone. Sta vicenda dei rimborsi, volevamo capire un po' la... Sono stati allontanati e chi sbaglia va via, perché noi... Però la morale non è stata... la trasferenza. Scandalizzano per 500.000 euro quando li hanno rimborsati, però 22 milioni. No, ma voglio chiarissimo, dire, chiarissimo, sembra... però dico, le marce stanno ovunque, no? Ci sono due parlamentari che non rinunceranno alla candidatura, perché appunto... Non possono farlo, non possono farlo. Se saranno eletti non possono rinunciare alla candidatura, sarà il Parlamento a decidere se... mandarli a casa oppure no, dico, quindi firmano una cosa che non esiste. Saranno allontanati dal Movimento 5 Stelle. Questo casino dei rimborsi, volevo capire un po'. Che cosa ne pensate, come reagisce la base? Se è tipo di regime, lei è tipo di regime. Quale sarebbe il tipo di regime? Formichi, Santoro, tipo di regime. Voi siete. Perché di regime? Perché fate comodi loro. Ma il regime di chi? Come dei poteri italiani, volta a destra, volta a sinistra. No, stai guardando proprio la Travene, non la Travene nell'occhio, proprio lo stecchino stai andando a guardare. Abbiamo restituito 23 certo, milioni di euro. Piccolo, piccolo, no, tu stai andando a vedere lo 001 di qualcuno che ancora non ha fatto gli sconti. Io sto chiedendo semplicemente come reagisce la base. Come dice, io reagisco fin troppo bene, fin quando ci saranno queste domande. Si sono comprati poi gli strumenti sessuali con i soldi nostri. E fai ancora queste domande. Abbi pazienza. È legitto chiedere. No, per me non... Basta con la TV di regime, basta! Andate a chiedere a Berlusconi! Venduti! Il Grillo che arriva a Torre del Greco, la prima iniziativa di questa campagna elettorale, subito dopo lo scandalo dei mancati rimborsi. Eccolo lì, è al suo fianco Di Maio. Ovviamente non vuole parlare con i giornalisti, quindi stanno trovando il modo di evitare l'incontro. Ma ragazzi, ma questa manda se fate passare un attimo, facciamo un attimo lo spazio, grazie. Hanno ricambiato idea perché siamo 200 giornalisti e non vogliono parlare. Ora rifà il numero con la macchina. Se ci possiamo spostare, grazie. Sta succedendo di tutto contro di noi in questo periodo, e quello che io posso dirvi, quello che posso dirvi è che i prossimi 20 giorni valgono i prossimi 10 anni. Tra 20 giorni si decidono le sorti dei prossimi 10 anni. Noi ci siamo e siamo un'alternativa. Poi non faremo sempre tutto bene, ma avete una garanzia da noi, che da noi chi sbaglia è fuori. Non lo facciamo, ministro, come fanno gli altri. Noi vogliamo che voi veramente fate qualcosa. Qua noi tutti i giorni troviamo persone che si muoiono di fame, persone che non possono imbarcare, persone che si vengono a bussare per un pezzo di pane, una busta di latte. Gli armatori non pagano tasse, non pagano IPE, non pagano niente, ma hanno il tricolore a poppa per imbarcare gli extracomunitari. Vergogna! Vergogna! Lo Stato non conta più nulla, non c'è più. Nessuno Stato può capire cosa investire nel vostro lavoro qui in questo paese qua. Se non quello che c'è, se non le persone di qua. La politica la stiamo facendo qui, non là. Le proposte sono state fatte, andare lì e parlare con gli armatori. Abbiamo fatto delle proposte in Parlamento dicendo: se volete usufruire ancora di uno sconto di tasse, dovete perlomeno il 30-40% assumere personale italiano. E questo, mi sembrava normale che in una tratta interna nazionale ci siano delle persone italiane, perché poi siamo entrati in Europa, allora non si può parlare di italiani ma di europei, cioè siamo europei, poi extraeuropei sono arrivati. Poi quelli che dovevano proteggere, che sono i sindacati, io ho letto il contratto che hanno fatto i sindacati, 190 euro prendono 190 euro a imbarco di extracomunitari, quindi ci hanno aggiunto quello. Non faranno mai gli interessi vostri. E sentite una cosa, quando sentite una persona dire tanto sono tutti uguali, state molto attenti,
Primo, non è vero che siamo tutti uguali. Secondo, è l'alibi che si crea uno per non fare un cazzo e non dire niente perché gli sta bene così. Aiutaci, ti prego. Devi venire giù. Devi venire giù al momento che ti materializzi. Devi volare e venire giù. E non mandarci più tuo figlio, i bambini. Vieni giù tu adesso. Allora, mi colpisce perché questo è un grillo, voglio dire, un grillo leghista, insomma, un grillo che sul tema degli extracomunitari parla, usa parole simili, no? A quelle di Salvini, insomma, su prima gli italiani. Io non ho ben capito la vostra linea sull'immigrazione, è una linea, secondo me, un po' ambigua, comunque incomprensibile, così come non ho capito perché non avete marciato contro il razzismo a Macerata. Lo vuole spiegare lei? Sull'immigrazione noi abbiamo avuto, io credo, l'unica linea che si può avere, anche perché chiariamo anzitutto agli italiani alcune situazioni. Lei lo sa bene, no, che il problema dell'immigrazione non si risolve solo in Italia, ma si risolve se ci si rivolge all'Europa, perché è un problema di carattere europeo. Quindi quando io sento in campagna elettorale, o specialmente quando accadono fatti incredibili, scandalosi, come quello di Macerata, che non hanno a che fare esattamente con l'immigrazione. Lì abbiamo un pazzo che ha fatto un'azione sconsiderata andando a sparare a delle persone. Anche lucido, ma io voglio sperar bene che non sia in una lucidità così agghiacciante quello che è accaduto, ma spero che sia stato un attimo di pazzia, perché altrimenti siamo davanti veramente a delle situazioni ingestibili. Però, tornando a come si discute di immigrazione, si discute parlando con l'Europa. E quando io vedo le forze politiche che oggi parlano di immigrazione, che hanno firmato nel 2003 il regolamento di Dublino e che stanno rivotando un regolamento di Dublino che ingabbia l'Italia in condizioni ancora più difficoltose per risolvere i problemi di immigrazione, allora non siamo noi che abbiamo le idee poco chiare, sono loro che mentono agli italiani. Oggi noi abbiamo una situazione per la quale, da che dovevamo accogliere, riconoscere e distribuire, oggi dobbiamo accogliere, riconoscere, trattenere in Italia i migranti economici, perché l'Europa non li vuole più con questo nuovo trattato, con questo nuovo regolamento che hanno votato sia Forza Italia, inizialmente anche la Lega, e poi ha votato astensione. L'Italia si trova ingabbiata con il triplo dei problemi senza risolvere nulla dei migranti. Ma voi siete d'accordo con per i rimpatri dei 500-600 mila, come ha detto Berlusconi? Noi siamo d'accordo che debbano essere fatte le pratiche di riconoscimento in tempi degni, come avviene in tutta Europa, e non nei 2 anni che hanno consentito alle varie forze politiche di speculare su queste persone. Quindi che controlli venivano, più rapidi controlli per più la richiesta di asilo. Riconoscimenti, chi deve rimanere ha diritto a rimanere, e l'Italia deve essere un paese che può accogliere. Gli altri vanno rimpatriati, con gli accordi, ridistribuendoli, con i paesi, ridistribuendoli in Europa e caricando il costo dei rimpatri, perché se viene portato a termine il regolamento di Dublino il costo dei rimpatri è tutto a carico nostro, ridistribuirli in Europa e rimpatriarli. Senta, però non mi ha detto perché non avete marciato contro il razzismo. Non era marciare contro il razzismo, era cavalcare una situazione indecente per speculare in campagna elettorale sul problema: tu sei razzista, tu non sei razzista, tu sei fascista, tu sei comunista, schemi che non ci appartengono. Noi abbiamo un problema che è quello dell'immigrazione e vorremmo superarlo con gli strumenti adatti, che sono il confronto europeo con una forza politica credibile, non con Berlusconi che va ristringendo le mani dopo aver fatto le corna o le telefonatine nelle precedenti fotografie, e crediamo di essere gli unici che hanno una posizione scevra da ideologie che non esistono. Peter, più, tu nel tuo libro c'è proprio un capitolo sui 5 Stelle, siamo un movimento molto pericoloso per il sistema, lo è ancora, i 5 Stelle sono ancora un movimento antisistema e quindi pericoloso per il sistema, si stanno trasformando, c'è chi dice c'è in corso una normalizzazione, una istituzionalizzazione, Di Maio pur di governare è pronto a cambiare tutte le regole, che cosa accadrà? L'analisi che io faccio del movimento 5 Stelle è questa, dopo aver ribadito tutti gli errori che hanno fatto, eccetera. Il sistema considera pericoloso il Movimento 5 Stelle non tanto per le posizioni sull'euro, tutte le cose che ti dicono, eccetera, perché poi ormai
Tutti si sono resi conto, ce l'ha insegnato anche Tsipras e Varoufakis, che in nessun paese d'Europa è in grado di alzare la testa, perché l'Europa è troppo forte. Se tu ci provi, ti stangano. E questo ormai lo sanno tutti. Purtroppo è così. Può piacere, non piacere, ma oggi la situazione è questa. Il punto è che questo paese si regge su un'illegalità diffusa delle classi dirigenti. Allora, la proposta che è pericolosa per il sistema da parte loro è l'agente provocatore che va a offrire le mazzette, è la proposta di delle proposte, diciamo, di legge. Sono solo quelle, perché quello non è un movimento anticapitalistico. Avete mai sentito i 5 Stelle che dicono no agli imprenditori o roba del genere? Oddio, anche se scusami, ti interrompo, no. Perché Colomban oggi ha fatto un'intervista clamorosa sul Corriere della Sera a Stefano Lorenzetto. Colomban è un imprenditore, ha fatto l'assessore alle municipalizzate a Roma, chiamato dalla Raggi o chiamato tanto perché siamo contro gli imprenditori, poi li chiamiamo a fare gli assessori, questo per chiarire. Però Colomban ha detto: che impressione fece Grillo, un istrione, un sognatore di economia che piace poco, adatta al socialismo reale, al terzo millennio. Poi c'è un'altra frase, se non mi sbaglio, che abbiamo raccolto. A Grillo ha affibbiato vari soprannomi: Raul come il fratello di Fidel Castro, Chavez, Maduro, vuole ridurre l'Italia come il Venezuela, lo rimproveravo. Una cosa è sicura: se arriva al governo lo sviluppo si ferma, Grillo pensa che sia un pericolo. Questa è l'analisi di uno che era dei vostri, cioè che faceva l'assessore, no? Per questo dico... Guarda, allora, diciamola tutta, perché sennò i lettori non capiscono. Il Movimento 5 Stelle magari andrà bene a queste elezioni, perché paradossalmente questo scandalo che... All'inizio io pensavo che li avrebbe rasi al suolo, ma il fatto che abbiano reagito velocemente, spellendo i primi tra 8... Tra poco vi faccio vedere i sondaggi. Il fatto soprattutto che gli italiani si siano ricordati di una cosa che ci erano dimenticati tutti, che avranno pochi o tanti, i loro 23 milioni di euro, al contrario degli altri, gli andati. Quindi io credo che questa roba alla fine gli farà paradossalmente bene. Ma nonostante questo, stante questo sistema elettorale, il Movimento 5 Stelle può solo aspirare a fare una forte forza di opposizione in Parlamento, che eserciterà il suo dovere di controllo sull'operato della maggioranza. Perché dato che per governare uno deve fare il 43%, oppure loro dicono andiamo e diciamo chi ci sta, chi non ci... Ma ragazzi, lo sappiamo tutti che non sarà così. Perché se si mettono al tavolo... Oppure che si alleano. Sì, con chi si alleano? Con chi? O con l'unico con cui si potrebbero... Se fosse la Lega, come dicono tanti, non hanno i numeri, non hanno i parlamentari, e quindi non gli bastano. Gli unici con cui forse si potrebbero allenare, ma no, non mi vedo tanto ai numeri, non alle cose, è il PD, forse, ma non credo che sia molto facile dire a uno del PD ti allei con il 5 Stelle e uno ai 5 Stelle ti alleni col PD. Allora dobbiamo raccontarci, secondo me, le cose come stanno. Loro saranno una forte forza di opposizione. In questi 5 anni magari miglioreranno la loro classe dirigente. Se, come prevedibilmente, governeranno un governo tutti dentro, finirà che questo governo darà ragione a Grillo, quando tutti lo prendevamo in giro, io stesso, quando decideva PD-L, e molti italiani incominceranno a pensare, purtroppo, che davvero in questo paese non c'è differenza fra destra e sinistra, che non è una bellissima cosa, Però allora, io questo vedo... Ma cominciassero a pensarlo prima del 4... Non farete mai il 40, mi spiace. Ma perché no? Non avete nessuna possibilità. Vogliamo vedere le intenzioni di voto? Perché tra l'altro... Io ci credo. No, ma già bruciato. No, non me lo fate vedere ancora. È giusto che lei ci creda. Creiamo un po' di suspense. Faccio un lavoro diverso, faccio il cronista. La rilevazione di Index Research questa settimana, tra l'altro è l'ultima settimana in cui si possono dare i sondaggi. Poi li leggiamo con la solita truffa italiana. Guardate sui siti delle corse, dei cavalieri, oppure Conclave. Il conclave è molto interessante, quello del conclave. Ma perché è una baggianata, lo diciamo, è una baggianata questa di cancellare e vietare i sondaggi, una grande ipocrisia, insomma, come quelle che ben conosciamo, le leggi sulla par condicio, tutte queste cose ridicole. Allora, diciamo una cosa, che è interessante particolarmente vedere il Movimento 5 Stelle sondato da Index Research all'indomani della questione dei bonifici, perché la rilevazione è stata fatta oggi, tra ieri e oggi. Allora, vediamo, Movimento 5 Stelle, rilevazione a oggi, 15 febbraio, 27,6%, quindi ha preso uno 0,3% rispetto alla settimana scorsa.
Quindi a quanto si vede a oggi, diciamo, non c'è un effetto del caso sugli elettori. Cartello 1-2, intenzione di voto, allora vediamo, Partito Democratico scende di uno 0,7%, quindi dal 23,5% settimana scorsa, secondo index va al 22,8%, più Europa di Emma Bonino, che sarà qui tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, 2,2%, quindi sale di uno 0,3%, ricordiamo il 3% è la soglia per avere un gruppo parlamentare autonomo. E Renzi si suicida se fanno il 3%, perché gli porterebbe via un sacco di parlamentari. Perché sotto il 3% i voti si sommano a quelli del PD praticamente. Altrimenti invece al 3%... E sul 3% lei fa 12 parlamentari che sono un gruppo suo, che non è più PD. Lorenzin, no, 1,2%, insieme 1%, il centro-sinistra complessivamente sta al 27,2%, flette di 0,8%, libero uguali 5,9%, perde 1,1% rispetto a settimana scorsa, quindi Piero Grasso. Vediamo il centro-destra, Forza Italia, anche qui c'è un salto in avanti di Forza Italia di più 0,7%, al 16,4%, la Lega perde 1,03% al 13,8%, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, meno 0,9%, noi con l'Italia meno 0,2%, il centro-destra è al 37,5%. Vediamo il cartello successivo, che è il quarto, il non voto sta al 32,3%, quindi c'è un bacino, l'indeciso, il 15%, quindi insomma ancora ci può essere una grossa oscillazione. Allora, vediamo chi ha la maggioranza per governare secondo index sulla base del proporzionale dell'uninominale. Allora, alla Camera la maggioranza è 316 seggi, la coalizione di centrosinistra gliene mancherebbero 165, al 5 Stelle gliene mancherebbero, ai dati di oggi, 169, al centrodestra gliene mancherebbero oggi 21. E quindi li devono andare a prendere in giro. Li devono andare a prendere in giro, ricordiamoci che ci sono questi reprobi 5 Stelle che entreranno in Parlamento, a meno che voi non riusciate a portarli tutti alla Corte d'Appello, come dice il professor Ainis, una ventina di candidati faranno i responsabili, diciamo così. C'è anche una ventina di candidati del Partito Democratico che nelle elezioni precedenti sono stati eletti con Forza Italia. Il più fantastico, lo conoscete, Giacomo Mancini. Giacomo Mancini va raccontata questa storia, è un calabrese, nipote del grande Mancini, leader del Partito Socialista, che si candida a queste elezioni in Forza Italia. Le elezioni precedenti erano le regionali e si era candidato alle elezioni precedenti in Forza Italia ed era risultato prima dei non eletti. Se quello di fronte a lui venisse eletto, perché si è candidato adesso in Parlamento, lui entra in Consiglio regionale come Forza Italia, ma nel frattempo si è candidato invece al Parlamento con il Partito Democratico. Quindi c'è questa storia straordinaria. Di un genio del male o del non bene, un genio, diciamo, del male, no, Mancini persona... rispettabilissima, però è un incredibile caso. Però è il segno di quello che sta già succedendo, di questa lo vedremo con le elezioni del Presidente del Camera e del Senato. È come fanno le Se con le elezioni del Presidente del Camera e del Senato, che è la prima cosa che si fa prima del governo, ne fanno uno di destra e uno di sinistra, vuol dire che davvero quella che è la cosa che piacerebbe a molti avverrà. Allora, non ho finito, guardiamo le coalizioni adesso, no? Allora, chi ha la maggioranza per governare? Cartello numero 6. Coalizione di centrosinistra più Liberi e Uguali, gli mancano 140 seggi, quindi la vedo difficile. PD, Forza Italia, noi con l'Italia, gli mancherebbero 25 seggi, quindi quella è la grande coalizione, il grande centro, diciamo, no? La grande coalizione. 5 Stelle e Lega gli ne mancherebbero 63. Tu non pensi che metà di Liberi e Uguali, diciamo, non la parte più di sinistra di fronte al governo del Presidente? Con PD e Forza Italia, far andare nel partito di Berlusconi quelli di Liberi e Uguali non è facilissimo. Ma se è un governo del Presidente, poi non si sa tutta la Lega, i 10 se quelli non si dimettono dei 5 Stelle. Piuttosto ci potrebbe essere un pezzo della Lega, i maroniani, che potrebbero andare con PD, Forza Italia e noi con l'Italia, per esempio... e quindi colmare quel buco di 25. Vi do anche i sondaggi per la Lombardia e per il Lazio, dove si vota. In Lombardia Attilio Fontana è al 41,5%, Giorgio Gori al 36,5%, Dario Violi 5 Stelle al 15,5%, Rosati Di Leo al 3%, altri 3,5%. Invece nel Lazio Nicola Zingaretti è al 37%, quindi è in flessione rispetto alle ultime due settimane, è in flessione, ma è ancora un distacco netto rispetto al secondo, che è Stefano Parisi del centro-est al 27%, Roberta Lombardi 5 Stelle al 25,5%, Pirozzi 7,5%, altri 3%. Grazie a Paola Taverna, a Peter Gomez.